Allora, Didina, buonasera, buonasera. Dove stiamo? A Ragusa? Ibla. Oggi è giorno 29 luglio 2023. Stiamo facendo un giro dove? Nel centro storico. Che hai visto? Lo yo-yo, papà, fatto di legno, artigianale. Non sai che cos'è questo qua? Questo a nord non ci sta. Wow, di lì. Queste sono delle opere d'arte. Buonasera. Quale ti piace a te, papà? Una pigna? Queste ce l'abbiamo, non queste però. Quale hai preso? Quelle verdi. Queste qua. Ma queste qua sono carucce. Beh. Ce l'ho io. Che dal tuo punto di vista, papà, è un po' bruttino. Perché mi pigli il panzone. E vabbè, dai, non ci fa niente. Che bella la chiesa che sta dietro. Come si chiamerà? Wow, mamma mia. Allora, dimmi una cosa. Come si chiama questo posto? Vedi un po'. Loredana Lab. Sarebbe questo posto qui. Io una cosa di questa non l'ho mai vista. Un negozio studiato sotto tutti i punti di vista. Guardate quanto è bello, guardate che cose particolari che ci stanno. Impressionante, bellissimo. Sì. 31 luglio, lunedì, Barzalemi. Ci stiamo dirigendo verso il centro. E qui si sale, Ecco qua. Oh my god. Chi sei arrivata subito? Pazzesco. Andiamo? Allora, com'è qua sta struttura? Qua è una struttura un po' vecchia. Saremo su? Allora, proseguiamo. Il primo tempio l'abbiamo visto. Guarda che panorama, papà. Troviamo nella stupenda Scicli. Oggi è la notte di San Lorenzo. Più avanti c'è l'edificio dove hanno girato, non so se tuttora lo girano perché non lo seguo assiduamente, il set di Montalbano, il commissariato per l'esattezza. Allora, siamo arrivati nella sede che vi dicevo io. Come vedete, qui ci sta il commissariato, stanza sindaco questore e poi altri luoghi. Ovviamente il tutto è a pagamento. Montalbano tour 6 euro, barocco tour con stanza sindaco, palazzo Spadaro, museo chiesa, poi c'è il full tour, commissario di Vicata, stanza sindaco, palazzo eccetera, full tour plus, 5 siti e poi un sito a scelta. Questo è il museo del costume, single ticket, solo un ticket. Vediamo un po'. Facciamo full? Eh sì, chiedi solo quanto dura, più che altro. Andiamo? Iniziamo questo giro? Visita guidata. Ho dovuto fare il tour quello più breve perché gli altri due posti nel full tour chiudevano alle 8, quindi non avremmo potuto visitarli e abbiamo quindi necessariamente scelto di fare quello più breve. Questo è il gabinetto del sindaco. Allora, questa è la stanza del nostro sindaco che quando girano Montalbano
diventa set della questura di Montelusa. Questo lo farà diventare dell'ufficio del questore Volenterderi, che sarebbe il capo di Montalbano. Questore che si siede qui è Montalbano, quando va a trovare il suo capo, non entra da dove siamo tra di noi, ma lo farà entrare dalla porta di servizio. Questa è una scelta cinematografica, perché da quel lato loro, grazie a delle inquadrature del grand'angolo, riescono a far sembrare la stanza molto più ampia, ma soprattutto molto molto più profonda. Il terzo porta della stanza sono i mobili, realizzati nel 1908. In ogni singolo pezzo dei mobili della stanza voi troverete impresso lo stemma della città. Oh, spettacolo, bellissimo. Allora, abbiamo terminato il giro nel set di Montalbano. Ahimè, non ci hanno fatto fare le riprese all'interno del commissariato, che si trova praticamente in tutta questa parte qui, perché c'è il copyright. Da questa bella cornice veniamo qui, anzi già mia moglie si è seduta e ci sediamo per mangiare. Che ti mangi? Adoretta con le patatine. Wow, buonissima. 12 agosto 2023, ci troviamo a Caltagirone. Ti piace questo negozio? Stavo dicendo che ci troviamo in uno dei negozi forse più grandi che ho visto qui a Caltagirone di ceramiche, Falcone e Passarello. Troviamo un Largo Antico a Caltagirone, pizzeria, ristorante, vediamo come va.